capiamo, Frank, le luci non sono calde. Alla fine devi dire nessun Frank ha subito delle strane compastrelle. Durante lo spettacolo. Durante lo spegnimento delle luci. Ancora quella. Mi fa piacere che loro te la tengono accesa apposta. No, ma quella la spengo con l'interruttore. Giorgio, sei anni. Intanto ci mettiamo d'accordo subito su come lo chiamiamo. Nonno, nonno, va via dalla Germania, scappa dalla Germania, arriva negli Stati Uniti, il nonno è tedesco, si chiama Vonnegut, Vonnegut. E lui si, qua adesso in giro gli americani lo chiamano Vonnegut. È come quando chiamano Copi, no? Come, non so, decidete voi, fate come vi pare. Io tenderò a chiamarlo Kurt, non Kurt. Tenderò a chiamarlo Kurt. E faremo a capirci, cercheremo di capirci. Lui nasce a Indianapolis nel 1922, muore nel 2007. Quindi è proprio incuneato in quello che io chiamo prepotentemente da due decenni rotti che faccio, da tre decenni mi racconto storie, chiamo il cuore nero del Novecento. Certo, è proprio il portatore di quel racconto, della narrazione tutta riferita al Novecento. Perché quello nero? Il Novecento si porta addosso due guerre mondiali. Ma gli storici, incidentalmente il mio lavoro passa da quello, gli storici possono raccontarvi che tra quella prima guerra mondiale, ragazzi, mondiale, per cui un'ecatombe a cui si lega la morte di 9 milioni di soldati, più l'equivalente di civili, non lo sapremo mai quanti ne sono morti, muoiono 41 milioni, gli storici calcolano 41 milioni di animali, tra i muli, tra i cavalli, tra i piccioni viaggiatori, non è uno scherzo, viene sparisce completamente una razza, viene ricostruita di carni, di povaro e di piante. La prima guerra mondiale è quella di cancellazione, il mondiale. Gli scenari su cui non sono solo quelli del Carso, non sono solo quelli noti, ma la guerra mondiale in qualche modo coinvolge la Turchia, coinvolge la Russia, che poi dovrà mollare tutto. La Russia è quella che lascia più morti, ma dovrà mollare tutto perché c'ha a che fare con la sua rivoluzione d'ottobre. E poi c'è la seconda guerra mondiale, che finisce con una bomba atomica, ma in mezzo ci sono i totalitarismi, c'è il nazismo, c'è il fascismo, c'è lo stalinismo, c'è una certa continuità in quel cuore nero, in quell'orrore. Vonnegut è totalmente partecipe di quel racconto, perché ne è protagonista, e vedremo come, ma anche perché acquisisce una serie di strumenti critici che gli consentono di guardare con un occhio particolarmente efficace nella narrazione. È proprio lì per smantellare, per smontare con la sua narrazione l'epica del Novecento, l'epica novecentesca. È proprio lì per restituircela, non nel suo orrore, ma nella banalità del male. Vonnegut è uno dei miei autori preferiti di sempre. Abbiamo detto che qui sono infatti 47 di autori diversi. Vonnegut, ho avuto difficoltà a condividerlo, ho sempre difficoltà a condividere le cose a cui sono più legato. Voi sapete che ci ho messo, se lo sapete, se qualcuno di voi lo sa, ci ho messo una quindicina d'anni e soprattutto ci ho messo l'aiuto, c'è voluto l'aiuto di Federico Siniani, che mi accompagna da un sacco di anni sui palchi, per riuscire a raccontare Moby Dick. Moby Dick era la mia sfida assoluta. Io Moby Dick è il mio romanzo della vita, ho avuto delle enormi difficoltà, così per il Tamuro di latta di Gunter Grass. Ora siamo a un altro dei capisaldi della mia biblioteca personale, della biblioteca dell'anima, dello scaffale dell'anima che ho riempito di pochi libri. Io per mestiere lavoro coi libri, sto ficcato dentro le pagine degli altri che è giusto che scrivo e poi le mie, ma avrei voluto scrivere almeno solo un racconto come uno di quelli che sta qua dentro. Poi è avuto uno stile particolare, ve lo dico subito, non abbiamo scelto i romanzi, quando dico abbiamo perché ogni tanto questa roba qui come il Papa, in realtà sono solo, non ho scelto i racconti, perché non ho scelto i romanzi, perché i racconti nel loro essere brevi intanto ci danno ragione di un'altra nozione novecentesca, no? La serialità, no? Siamo nell'epoca, qualcuno l'ha scritto, qualcuno che qualcun altro di voi conoscerà, siamo nell'epoca della riproducibilità dell'opera d'arte, e in America soprattutto l'editoria funziona così, funziona che la fantascienza, per esempio tra gli anni 50 e 60, con la paura della bomba e col Vietnam che preme alle porte, che poi sarà altro racconto, altro orrore novecentesco, quella paura della bomba che diventa la guerra fredda, ancora continuità nel cuore nero del Novecento, una guerra in cui non ci si spara, ma si ha una paura fottuta di morire da un
un momento all'altro guardando il cielo. Hollywood è portatore di quello, e più che altro l'esegeta, il testimone di quell'orrore. Io non parlo mai tanto degli autori che racconterò. Questa volta ho speso due parole in più. Primo perché ho capito che non era così conosciuto, non era così diffuso. È più facile raccontare Calvino, Buzzati. Secondo perché ci tengo proprio. E quindi volevo in qualche modo darvi anche una chiave di lettura rispetto all'ipotesi che quello che vi racconterò è qualcosa che riguarda, non so, i quadri con le facce distorte di Enzor o di Grozzo, di Dix, di Conchet, non sapete mai un cazzo, ma non importa. E di conseguenza è qualcosa, è un racconto del Novecento che ci riguarda. Non è storia, è memoria. È memoria condivisa, è qualcosa nel quale cadiamo con la stessa banalità narrativa del nostro quotidiano. Non aspettatevi da Vonnegut delle chiusure eclatanti. Forse i racconti finiscono sempre senza fine, finiscono lì, come quando uno chiude la porta e va in un'altra stanza. Ma è la storia, è quello che capita prima di chiudere la porta, che è un racconto che ci riguarda davvero. Una sola precisazione: Vonnegut nel 43 abbandona gli studi di biochimica e da volontario partecipa alla Seconda Guerra Mondiale nell'esercito americano come esploratore. Viene sulle Ardenne, viene preso prigioniero e portato a Dresda. Quindi assiste da americano ai bombardamenti che radono completamente al suolo Dresda. Lui si salva perché viene messo con gli altri prigionieri nelle grotte che ci sono sotto il mattatoio. Da qui il romanzo forse più famoso di Vonnegut, che è Mattatoio 5. I racconti di questa antologia sono divisi per temi. I temi fondamentali, quindi la guerra, le donne, il futuro. Ha scritto tantissimo di fantascienza, ha scritto di vari generi, dell'orrore, fantascienza, di erotismo. Io sono, lo sapete, nego la possibilità che la letteratura possa essere definita per genere, per le scarpe. Secondo me Philip Dick sono letterature, basta. Però lui si è cimentato, perché all'epoca venivi pagato a cartella, no? Harry Miller viene pagato per raccontare una scopata in ogni pagina da un editore francese porno. La grandezza di Harry Miller non è tanto che perché scrive a pagina, anch'io scrivo a pagina, vengo pagato a pagina. La grandezza è che lui riesce a fare 500 pagine di racconti, Opus Pistorum, ripubblicato a Feltrinelli, in cui non c'è una scopata uguale all'altra. Cioè, anche nella serialità, e Vonnegut fa la stessa cosa, cioè in tutti i generi che affronta non stiamo leggendo fantascienza, non stiamo leggendo guerra, non stiamo leggendo erotismo, stiamo leggendo Vonnegut che si cimenta con criteri narrativi riferiti a un genere, a una possibilità, ma che diventano in mano sua i racconti di Kurt Vonnegut. Il primo è Souvenir. Grazie. Jobin lavorava in un, chiamarlo negozio, era uno di quei banchi dei pegni, di quei banchi dove nascosti, sotterranei, bui, di quella New York che è sempre umida anche quando non piove da mesi. Jobin viveva lì dentro e sembrava ci avesse la faccia tirata tutta a sinistra per quel vizio di tenere un monocolo, qualcosa per guardare i gioielli anche poveri che la gente gli portava e valutarli. Il suo mestiere era la sua vita e la sua passione. Il sabato che non lavorava, stava male, si annoiava. Viveva dietro il banco del suo negozio, della sua attività commerciale, buia, con quella fievole luce, che non doveva far apparire più luminosi i gioielli che gli venivano portati in pegno, e avevi due possibilità. O lo cedevi subito, oppure lo cedevi con la possibilità di riscattarlo, e a quel punto ti si davano meno soldi, perché ti si davano più possibilità. E Jobin sorrideva senza muovere un muscolo della faccia, perché era quella la sua rivincita sull'umanità, in quel terreno lì, quello del comprare a poco e vendere a tanto, era imbattibile, era lì che gli vedeva strisciare tutti i suoi piedi, e per questo non voleva mai smettere di lavorare, e stava lì giorno e notte. Però quella sera lì pioveva davvero, in quella New York umida, in quella parte di New York umida che i topi diguazzavano sui vicoli e nei cordoli. Pioveva forte, fortissimo. Jobin si annoiava, aveva già sfogliato il giornale, non aveva nessuna voglia di andare a prendere il caffè,
erano soldi sprecati. E quindi quando si apre la porta entra quest'uomo, questo campagnolo grosso, col sole che gli aveva scottato la faccia e gli aveva reso la pelle come cuoio. A Jobin viene da sorridere, con quell'abitudine che ha ormai di non muovere i muscoli della faccia per non segnalare emozioni, ma sorride dentro. Sorride del sorriso di chi ha trovato la preda, di chi ha annusato la preda. E il campagnolo entra con mosse goffe, che quello ti aspetti dal campagnolo, e si avvicina al bancone e c'è questa grata, questa feritoia che consente ai due di parlarsi. Neanche Jobin fosse una monaca di clausura, neanche fosse lì per confessare, forse confessa davvero, ed è una confessione che al posto dei peccati pesa le misere risorse che una madre va a portare su quel bancone perché deve pagare un affitto, perché deve comprare il pane, perché di questo si tratta. E il campagnolo invece arriva e si muove goffo e si avvicina e parla, e all'inizio quasi non lo capisce Jobin, e quindi parla lui alzando la voce perché vuole fargli capire che quel buio attutisce tutto, anche le parole. E dice: dai, avanti ragazzo, dimmi che cosa vuoi, cosa hai da farmi vedere, c'è qualcosa che posso fare per te? E il ragazzo si fruga nella giacca di fustagno che è bagnata perché fuori piove e tira fuori un orologio da tasca grosso e lo appoggia lì. Dice: io avrei questo da vendere. E l'altro comincia a guardarlo, intanto comincia, e questo Jobin ogni tanto si annoia, ma non ha mai vissuto nulla, è imparato a vivere delle storie degli altri, a ogni oggetto si lega una storia, e pare che questa sia una storia interessante, perché mentre l'altro parla e lui quasi non lo ascolta, ha già aperto l'orologio e ha già notato i quattro brillanti che stanno alle 12, alle 3, alle 6 e alle 9, e al centro un rubino, e poi una scritta nel coperchio, e l'orologio è d'oro, è un orologio che vale i suoi soldi. E quindi Jobin ancora di più smette di mostrare qualunque emozione, anzi lo posa lì, e l'altro dice: è un orologio raro, è un orologio che non ce l'hanno in molti. È proprio per questo, figliolo, non ce l'hanno in molti, quindi nessuno sarà interessato ad averlo. Evidentemente se non ce l'hanno perché a nessuno piace. Ma intanto comincia a fare già i suoi calcoli, e l'altro treme, con la mano riprende l'orologio, lo tocca e dice: no, ma questo è un orologio che vale, perché questo è un orologio che ho portato io dalla Germania, io ho combattuto e mi sono portato dietro questo orologio, e hai pagato il dazio alla dogana. Ma che dazio? L'ho messo nella sacca come facevano tutti, con i bottini di guerra. E non voglio dire che l'hai rubato, ma sarà difficile riuscire a ricollocarlo sul mercato, visto che non c'è una documentazione che attesta la proprietà tua di questo orologio. E il ragazzo quasi pensa di averlo già perso, pensa che glielo stanno portando via, pensa di aver sbagliato qualcosa, e allunga la mano, lo rivuole, e lui dice: no, ma guarda, non vuol dire che non lo posso prendere, dico solo che è più difficile piazzarlo, però io lo so, sei in difficoltà. Sì, io ho bisogno di questi soldi, questo orologio è l'unico ricordo che ho della guerra, è l'unico ricordo che ho del mio migliore amico, avrei voluto che questo orologio andasse al maggiore dei miei figli, ma ora abbiamo bisogno di soldi, la stagione è stata quella che è stata. Sì, lo so, le tempeste di polvere, credi che non guardi anch'io i giornali, credi che non guardi anch'io le fotografie di voi poveracci con le mani nella terra? E intanto fa brillare quel rubino al centro e lo richiude, poi lo riapre. E cosa c'è scritto qui? Non lo so, l'ho fatto vedere alla maestra del mio villaggio, dice che è tedesco, ma nessuno ha capito bene. Sì, intanto prende un foglio di carta vedina e comincia a passarci una matita sopra e ricalca quell'incisione. Poi chiama lo Shushain, il ragazzo che è lì, che lucida le scarpe, che sta fuori anche sotto la pioggia, e gli dà pochi centesimi e gli dice di andare in fondo alla strada, di farsi tradurre da quello che c'è al ristorante tedesco questa frase qui nell'orologio, giusto per sapere, ma visto mai. E intanto, amico mio, intanto che aspettiamo, cosa ci dirà, quale sarà il responso? Posso dirti che io più di 500 dollari non posso darti. Te ne avrei dati 300. Oddio, io speravo di avere molto di più. Ci sono delle pietre preziose in oro. E poi c'è tutta la mia vita lì dentro. C'è la mia storia. C'è la mia morte scampata. Raccontami, ragazzo, intanto che aspettiamo. E lui dice, per prendere tempo, che non gliene frega niente di quella storia. E l'altro invece comincia pensando che magari legando una storia a quell'oggetto
l'oggetto comincerà a salire di prezzo e lui ha bisogno di quei soldi. Ha un figlio che sta male e l'annata è stata veramente maledetta. Ed è arrivato lì, pagandosi anche il viaggio, sotto la pioggia, con la giacca di fustagno e un orologio in tasca. E io sono stato preso prigioniero con il mio migliore amico, Bazar, e ci hanno portato in un posto che dice che erano i Monti Sudeti, ma lo dicevano gli aviatori canadesi. Noi non sappiamo dove sono i Monti Sudeti, non lo so ancora adesso. Eravamo in questo campo di prigionia per i soldati americani, canadesi. Non posso dire che ci trattassero male, ma nemmeno bene, perché non mangiavamo, perché non mangiava nessuno lì. E dice che a un certo punto una mattina ci siamo svegliati e avevamo vinto la guerra. C'erano i cancelli aperti del nostro campo e tutta la gente che in una processione lunghissima si stava spostando, erano profughi, polacchi, tedeschi, scappavano. La guerra era finita, avevamo vinto. E all'inizio io non ci credevo, ce l'hanno detto i canadesi. All'inizio abbiamo detto, ma che facciamo, Bazar? E io gli ho detto, beh, aspettiamo qui, siamo i vincitori, verranno a prenderci, verranno a liberarci. Aspettare lì, ma non era neanche così facile. Poi i canadesi sono tornati con una bottiglia di brandy che avevano trovato nel ventre di un carro armato tedesco e ce la siamo bevuta. E sai, lo stomaco come fa quando era grinzito, quando mangia poco, che bastano due bicchieri, eravamo già ubriachi e cantavamo, ridevamo e ci siamo addormentati. E quando ci siamo svegliati, la gente continuava a fruire di un andare che è quello dolente di chi se ne sta andando da casa, perché la casa è bruciata, perché sono morti tutti. E c'è quell'odore lì, che è l'odore del fuoco, che è l'odore dei morti. E quando negli anni 60, non lo dice Fonico, te lo dico io, dovrei girare il cappello, faccio così la sera quando parlo, ma non lo farò stasera. Quando negli anni 60 qualcuno, a partire dai tedeschi, cominciò a dire che i campi di sterminio non c'erano mai stati, li chiamano i negazionisti. Allora un nostro scrittore, poeta, sociologo, sperimentatore, andò ad Auschwitz, scrisse solo due versi, camminando tra quelle baracche. Non sentite l'odore del fumo. Ecco, quei due versi rispondevano a tutto. Quell'odore del fumo lì è quello che accompagnava quell'umanità dolente, che era un blocco continuo, non potevi distinguere individualità. Si muovevano come quegli organismi compressi, formati di termiti, formati di formiche, formati d'api. E davanti non c'era una peregina, come dice Bazar, ma guarda come si muovono irregolari, rimangono fermi e ripartono. Davanti, in testa a tutti, ci deve essere una donna che consulta una carta topografica e rideva da solo per questa sua battuta, era contento, eravamo ancora ubriachi e stavamo lì e li vedevamo fluire. Ma che facciamo noi? Dove andiamo? Ma io non so neanche dove è nord, dove è sud, aspettiamo, verranno a liberarci, verranno... Ma cominciamo a seguirli, intanto i canadesi se ne erano già andati e cominciamo a muoverci anche noi con quell'umanità dolente, dantesca, senza un Virgilio. E poi vediamo questa automobile, una Kübelwagen, e sono quelle macchinette, quei fuoristrada tedeschi che li vedete in tutti i film, che li vedete rappresentati mille volte e che poi hanno dato luogo anche delle macchine che hanno avuto successo negli anni a venire, la pescaccia la chiamavamo qui in Italia. Erano queste macchine scoperte dove potevi andare a pescaccia, potevi fare gli hobby che più ti aggradavano, andare a pesca, caccia, funghi. Erano gli stessi con cui rastrellavano i partigiani, gli ebrei. E beh, come cambia le cose, come cambiano. Del resto Primo Levi stava in una fabbrica che ancora adesso, il gigante dell'industria chimica che produce, per esempio, la Bayer, che produce l'aspirina, che produce le vernici con cui verniciano tutte le nostre macchine. Per dire, c'è continuità, no? Sta di fatto che mentre noi camminavamo insieme a quella gente, vedevamo questa macchinetta ferma e vedevamo questo grosso soldato tedesco che armeggiava nel cofano e ci siamo avvicinati. E sul sedile c'era invece un anziano ufficiale, senza i gradi a dire il vero, ma si percepiva fosse un ufficiale, e stava lì sul sedile di pelle, impettito, piuttosto indisposto, mentre l'altro, e allora io gli ho detto, Bazar, tu che sei il tedesco, chiedigli un po', come va? E l'altro si è avvicinato e gli ha detto, wie geht's du? Gut, gut, risponde l'altro automaticamente, poi si gira e lo guarda, è un americano.
e lo guarda con quell'odio che poi a un certo punto diventa un sorriso, ma un sorriso cattivo, e gli dice in inglese: americano, tu vai via adesso, perché viene il russo, lui sta ammazzando tutti, anche te. Cosa stai dicendo? Dice che vengono i russi e ammazzano tutti. E voi dove state andando? Noi si va a Praga perché è Praga. Scusate, faccio questa cosa terribile. Lasciatemi fare, lo volevo fare da con uno struppen. Noi andiamo a Praga perché lì possiamo diventare dei nemici più buoni, dei nemici di americani. Lì siamo presi di americani, non ci ammazza. Non lo farò mai più questa domanda. Sembra più Fantozzi, dirò. Sembra Fantozzi, sì. Ma Fantozzi, la madre era tedesca e insegnava tedesco, per cui tutto torna. Sta di fatto che lui ci guarda, andiamo, e diciamo, beh, veniamo a Praga anche noi se ci date un passaggio. Macchina non funziona, macchina non funziona! E da lì poi le BMW, le Volkswagen, da lì non hanno più sbagliato. E a quel punto noi riprendiamo a camminare. E camminiamo lenti, perché ancora il liquore che abbiamo bevuto è lì, che ci passa dentro il collo e torna giù, e ci fermiamo. A un certo punto devo pisciare, mi fermo, ci fermiamo nel cortile di una vecchia casa con un cancello e ci rimettiamo a dormire dietro un muretto. A un certo punto io mi sveglio, sento un rumore di motore, stanno arrivando i carri russi per liberare quegli uomini, camminano sulla gente, la sbranano con i cimbri e vanno oltre, e i liberi sono già morti, e io, come faranno a capire che sono uno dei loro? Certo, c'ho una divisa da americano, e poi sento quel rumore di macchine, li vedo, sono riusciti a ripartire e si fermano, e stavolta scende gioviale il soldato tedesco, mentre l'altro rimane sempre lì incazzoso, rimane sul sedile e dice: americano, noi vogliamo parlare con te. E dove puoi parlare? Andiamo lì dietro muro. Se c'è qualcuno tedesco, mi chiedo scusa, ma non voglio che diventi un caso sbelli e ci di nuovo l'altra guerra lì, che finisce sempre così, cioè Sarajevo o Normoti fa lo stesso. Sta di fatto che ci portano dietro muro e il tedesco dice: dai tua divisa, così noi diciamo che siamo americani. E prima ci propongono addirittura di essere loro prigionieri, noi ridiamo, prigionieri, noi siamo prigionieri, possiamo far prigioniere un generale. Sì, lui è generale importante, lui è molto importante, e tu fa prigioniero, tu ha tanti premi. Ma vai, i russi non capiranno mai, allora da tua divisa, tanto tu poi parli, tu metti divisa tedesco, ma tanto parli americano, sì, intanto che gli ho detto: aspetta, ti voglio spiegare, il russo mi è già passato sopra col carro armato. No, guarda, siamo ancora ubriachi, ma lascia perdere. Noi diamo te questo. E tira fuori un orologio. Lo tira fuori dalla tasca del generale, perché di quello si tratta, di un generale. E mi fa vedere questo orologio. E io guardo e vedo le pietre preziose. E sorrido e vedo l'oro. E luccica, è tanto tempo che non vedo qualcosa luccicare nella mia vita. E dico: ma non si può fare. Non si può fare, voi a piastrina, intanto i carri arrivano e squartano e fanno rumore, in questo momento puoi fare qualunque cosa e non ti sarà debitata, è chiaro, in questo momento è l'apocalisse. E mentre sto guardando l'orologio sento uno sparo, il soldato tedesco ha sparato in testa a Bazar e ora lì per terra morto, e poi punta la pistola verso di me, punta la Luger verso di me e spara di nuovo e mi manca. Io riesco ad andare dietro il muretto, riesco a ripararmi, ma a quel punto ho paura, non vengo più fuori, e quando vengo fuori solo di poco vedo che già il soldato tedesco si sta vestendo della divisa di Bazar e poi spara al generale, poi scappa vestito da tedesco e Bazar rimane solo con la biancheria, che è la biancheria dei soldati americani, ma chi lo saprà mai. E ha portato via anche la piastrina di riconoscimento. E io sono lì, e ho ancora in mano quell'orologio. E poi ho camminato. Sono tornato in America, con questo orologio sempre stretto in mano. Sono andato dalla famiglia di Bazar, gli ho detto che era morto, gli ho detto che era stato ucciso dai tedeschi quando la guerra non c'era più. Forse non avrei dovuto farlo, ma l'ho fatto. Gli ho detto che non sapevo dove fosse e che chi l'avesse mai seppellito
l'avrebbe fatto senza la nozione che lui, senza sapere che lui era un americano, non aveva più vestiti, era un uomo, era carne nella carne, morti nei morti, e armi dappertutto, e in quei giorni lì avresti potuto aprire l'armeria di Dio in Europa. Io sono tornato con questo orologio, io, vecchio, io a forza di raccontarti questa storia ho capito che questo orologio vale troppo, tieniti i tuoi $500. E dicendo così il campagnolo chiude l'orologio, se lo fa scivolare nella tasca di fustagno. Io troverò un altro modo per accimolare i tuoi soldi, ma questo orologio me ne accorgo adesso, non posso proprio dartelo. Il campagnolo gira sui tacchi, va verso la porta e lui è fuori. Apre la porta e affronta la pioggia e sparisce. Intanto torna il ragazzo, lo strascarpe, con il foglietto in mano e la traduzione. All'amico, il generale Guderian, che non avrà pace finché l'ultimo dei nostri nemici non sarà sepolto sottoterra. Adolf Hitler. Grazie. ...2037. I governi di tutto il mondo si sono messi d'accordo e hanno fatto questa proposta che poi è diventata legge. Tutti i figli possono fare causa ai genitori per danni. Possono chiedere danni ai loro genitori per tutte le mancanze, per tutto quello. Dai 21 anni in poi i figli possono rivalersi sui genitori e mangiargli tutto, portargli via tutto, sulla base di danni che si prefigureranno con un'assistenza legale fornita dal governo. Perché fanno sta cosa? La terra è un casino. 2037 la terra, abbiamo perso il controllo. Greta si è comprato un diesel, per dire. È successo veramente di tutto. Il pianeta è alla frutta. L'inquinamento ci sta divorando. Abbiamo creduto che le macchine elettriche ci salvassero, abbiamo scoperto che fare le batterie delle macchine elettriche inquinava più di prima. Abbiamo scoperto che quando una macchina elettrica si ribalta nel fosso, tu vai a tirar fuori il poveretto, rimani folgorato. Non lo sto scherzando, succederà. 2037 è un cazzo di casino con cui non sappiamo confrontarci. I governi decidono che siamo troppi e quindi vengono fatte delle agevolazioni. Intanto i figli ti possono fare causa, che se ci penso mio figlio mi rovina. E come ho pensato io, ho pensato tutti nel mondo. E la gente ha smesso di fare figli, era questo lo scopo. Ti dirò di più. Se ti scappa che non ti sei gestito bene, che sei ancora lì con le tabelle di Eugene Naus, ti diamo una mano. Puoi abortire e se l'aborto ti consente di avere diritto a dei premi. Come andare al Carrefour. Cioè i bollini, no? E puoi avere la lampada da tavolo, la bilancia, quella per il bagno. Ma bello! Questo è il 2017. Ma la cosa va, 2037, ma la cosa va avanti. Va avanti intanto l'inquinamento, tutto quello che... Tutto il mondo sta decadendo. Ci sono intere aree che non sono più vivibili, respirabili. C'è dell'acqua tremenda. Ci sono nuove forme di vita nell'acqua, delle lamprede, che hanno preso delle dimensioni enormi. E decidiamo come mondo, come umanità, di fare questa roba qui. Tutti i governi si riuniscono e gli americani hanno un'idea pazzesca, un enorme missile. Abbiamo provato ad andare nello spazio, siamo andati nella Luna, abbiamo mandato le sonde su Marte, non ci è servito un cazzo. Non riuscivamo a organizzarci l'orto di casa, ma volevamo vedere come era fatto quello a 2 milioni di anni luce. E quindi adesso abbiamo quest'ultimo missile, l'abbiamo chiamato Arthur C. Clarke. Siete presente? No, va bene, non importa. Quanto ne parliamo? E abbiamo detto che questo missile qui lo mandiamo proprio a Andromeda. Cioè proprio lo prendiamo così com'è e lo lanciamo nello spazio. Perché se è vero che non stiamo più facendo figli, se è vero che ci stiamo azzerando, sono passati anche degli anni dal 2037, entrando in quelle acque lì putride, in questo mondo qui che è tutto avvelenato, altre forme di vita, vediamo che prendono prepotentemente vantaggi. Ci stanno bene nell'acqua putride dalle lamprede, crescono. E poi ci sono altri protozoi, altre cose. Sì, è quel brodo primordiale che quasi noi non c'entriamo più niente. E allora, ma che idea che è venuta a questi qui?
lo so, è propaganda, è una cosa che deve tenerci buoni, ma c'ha un effetto, perché siamo arrivati al punto che anche il linguaggio l'abbiamo liberato quasi tutto. Il presidente degli Stati Uniti, è del 58 questo racconto, per cui lui non sapeva di Trump, il presidente degli Stati Uniti è un cretino totale, e quando parla dice cazzo, vaffanculo, stronzo, e ha liberato tutto. Puoi dire cazzo, vaffanculo, stronzo, con pertinenza. Sono entrati nel vocabolario del banale. E quando ti entra, quando le parole, quelle che tiri fuori quando ti cade una roba sul piede, entrano nel vocabolario delle banalità quotidiane, ti stanno spogliando di tutto. Anche della maledizione che puoi lanciare al cielo. Il cielo, che poi il cielo è plumbeo. E il cielo non vedo più un cazzo di niente azzurro. Il cielo, nel blu dipinto, ma cosa dipinto di blu? Qua si lavora solo in bianco e nero. E allora questo razzo, abbiamo deciso, l'abbiamo chiamata proprio così, è inutile che, appena stavo per dire, sono apparsi tantissimi bambini. L'abbiamo caricato a sborla. Sì. L'abbiamo chiamato così perché abbiamo liberato tutte le parole. All'inizio dice, manderemo lo sperma nello spazio. Sì, lo faremo. E quindi, come da contratto, la parola S adesso sostituirà la domanda. Abbiamo deciso di caricare tutto il missile di sborra liofilizzata. Abbiamo deciso che questa polvere bianca, argentea, la lanceremo nello spazio, e quando il missile esploderà all'altezza di Andromeda, feconderà tutto quello che c'è di fecondabile. La Terra, o quello che per lei, rinascerà. Abbiamo fatto delle selezioni. Ah, mica tutti, cioè il quoziente intellettivo. Questa cosa qui di Vonnegut mi è piaciuta perché ci sono due selezioni. Una è sul quoziente intellettivo. Quelli che hanno un QI abbastanza alto hanno diritto a donare. Ma anche gli artisti, i musicisti, i narratori. A quelli lì non si misura, così come per evitarsi l'imbarazzo, che poi si scopre che sono degli avefrangi, degli scemi. Io il portatore sono lì. E comunque sono lì che vanno queste. Ci sono dei punti di raccolta, e gli americani hanno organizzato questi punti di raccolta dove prima viene tutto surgelato e poi c'è un processo di lavorazione, cioè l'ultima forma di industrializzazione in questo mondo che decade, mentre negli stagni, nei laghi, nel mare, le lamprede che sono delle bestie, sono come dei pesci ma lunghi, che se li tocchi ti danno una scossa e fai un salto per aria. Avete mai messo le dita dentro la presa della corrente? Non lo fate, ma fatelo fare a uno zio un po' scemo e guardate cosa succede. Si chiama metodo sperimentale. Le lamprede ti fanno quella roba lì, e ora le lamprede in questo mondo del futuro, che è tutto a pezzi, è tutto sporco, è pieno di sporcizia, è pieno di inquinamento, ci sono macchine abbandonate dappertutto, ruote bruciate, e le mutande sporche non le lava più nessuno. Un mondo a pezzi, in questo mondo qui, nel mare, è pieno di queste lamprede che diventano sempre più grandi, alcune sono più grandi del razzo che stiamo mandando nello spazio. Mamma mia. Succede che c'è Dwight Trelan vive in questa casetta di lei, in queste casette americane, un po' nel deserto, e quando vedi film di Tarantino, quando vedi film di John, dici, ma perché vivi nel deserto? Cioè, tu ti svegli la mattina, sei nel deserto, lo sai, se l'hai capito. No, perché poi ci vai nel deserto con una roulotte, quella roulotte supposta, tutte cromate? Cioè, ma sei scemo? Cioè, ma non potevi andare a vivere in un posto normale? No, stai lì e fai anche quello che la vive normalmente. Sei nel deserto! Sei in un posto che se esci con l'infradito ti scotti i piedi, devi mettere per forza quel cazzo di stivale, quegli accidenti di stivali del cowboy. Sta di fatto che lui, Dwight Trenton, sta lì con la moglie, in questa casa in mezzo al deserto. E a un certo punto arriva il cippone dello sceriffo. Lo sceriffo è proprio amico di Dwight. Si conoscono da quando erano bambini. Quando lui diventerà sceriffo, tu vivrai nel deserto e lui viene a trovarti. Arriva col suo cippone. E c'hanno questo modo qui, che poi è lo stesso modo di Gran Torino, di Clint Eastwood. Non so se avete presente, quando decide di far diventare uomo il ragazzo, lo porta dal barbiere e va e gli dice, ehi pezzo di merda, come va la giornata? E l'altro risponde, ehi tu cartino, ma pensi davvero di poter entrare qui? E sì, sono amici, ma si parlano come uomini.
E quindi l'altro entra e dice, vaffanculo, me lo fai un caffè? E l'altro dice, ehi, briccone. Ho fatto con Lodi 3 settimane fa, ma non... Briccone, guarda, non fare il birba perché... E la moglie intanto prepara il caffè, quel caffè americano, che è una tazza alta così, e puoi bere 6 litri. Dentro ci sono le lamprede, ma tu che bevi lo stesso non sa di niente anche con le lamprede. E comunque, mentre sono lì, a un certo punto però Dwight capisce che l'amico è teso, non ha voglia di scherzare, risponde quasi per un automatismo e dice, Dwight, io veramente sono qui per portarti questo. Cos'è Chuck? Sei venuto a rompermi i coglioni con le solite tasse, a darmi fastidio con le solite tasse? No, guarda, guarda meglio. E i due, Dwight e la moglie, guardano i fogli. Susan, la figlia di Dwight, gli ha fatto causa. Dice che non gli ha comprato i colori quando era piccolo. Lei voleva le matite colorate. Avrebbe potuto diventare una grande artista. E non lo è. Poi dice che ogni volta che trovava un fidanzato, il fidanzato andava la sera a prenderle e trovava il padre che beveva dei margarita sulla veranda nel deserto, che cazzo vuoi fare la sera, guardavi margherita nella veranda, ed era torso nudo, del resto se fosse stato col piumone nel deserto, e aveva una pistola, a chi vuoi sparare nel deserto, non si sa perché, però sono così gli americani, sono quella roba lì, e sostanzialmente tutti i suoi pretendenti si sono spaventati, e quindi lei avrebbe potuto fare un bel matrimonio che non ha fatto, è una sfilza incredibile, di accuse verso i genitori e richieste di danni. E allora Dwight guarda lo sceriffo, si conoscono da tutta la vita. Intanto alla televisione, mentre si consuma questo dramma familiare, mentre il mondo ha deciso di non avere più figli e l'hanno fatto con delle leggi che ammazzano padri, che fanno ammazzare i figli dei padri e i padri dei figli, e intanto per tenere tutto zitto, per far conto che non succeda niente, per far conto che in Cile non stia capitando nulla. Alla televisione c'è un missile caricato a sperma liofilizzato che deve partire per fecondare lo spazio. E tutta l'attenzione del mondo non è più alle cose, allo sporco delle strade, a quell'acqua piena di lamprede che stanno prendendo il sopravvento, non è più nemmeno alle lettere sul tavolo. Guardano tutti gli schermi e c'è ora un senatore che spiega che nella sua città natale c'è il più grosso stabilimento di liofilizzazione e quella roba lì che stanno per spedire. Dwight prende in mano il suo foglio e dice, ma perché l'ha fatto? E lo sceriffo dice, l'hanno costretta, è stata arrestata perché rubava in un supermercato e gli hanno detto, se vuoi che ti riduciamo la pena devi accusare i tuoi genitori. Sono 10 capi di imputazione. Dwight lo sa che al 10° capo di imputazione c'è la pena di morte, è un altro modo per controllare demograficamente il pianeta, quel pianeta lì con le lamprede che intanto, mentre tutti guardano la televisione e guardano il razzo che ha messo a Cape Canaveral pronto per partire col suo carico fecondo verso lo spazio, le lamprede sono uscite dall'acqua e strisciano enormi, strisciano verso le città, verso le luci, è partito il conto alla rovescia, meno 12, meno 11, e lo sceriffo dice, Dwight, non avrei mai voluto farlo, meno 8, meno 7, e verso la porta, apre la porta, non avrebbe veramente mai voluto farlo, ha condannato a morte il suo migliore amico, per una legge iniqua, per un mondo iniquo, sporco. Non si sente quasi il rumore quando la lampreda mangia lo sceriffo, lo divora in un colpo, ma lo percepiscono Dwight e la moglie, che escono a inseguire quel suono, meno 4, meno 3, e la lampreda mangia anche loro, e non rimane più nessuno davanti al televisore a sentire quel conto alla rovescia. Grazie. Senti.
intitola Una canzone per Selma. Pronti? Bettiker, lo chiamavano tutti Bettiker. In realtà si chiamava Jacob Bettiker, ma era famoso come Bettiker. A scuola era considerato un genio. La scuola funzionava in una maniera che, come funzionano le scuole, con la differenza che aveva la possibilità di avvantaggiare il corpo insegnanti perché era in grado di poter gestire il giudizio sui ragazzi partendo in anticipo con dei dati significativi. All'interno della presidenza erano conservati i documenti che attestavano il quoziente di intelligenza di ogni ragazzo, attestavano le sue possibilità rispetto al futuro, le sue predisposizioni, e poi una scheda dettagliata che lo descriveva dal punto di vista fisico e dal punto di vista morale, senza arbitrarietà, con dei codici. Quei codici corrispondevano a una maschera conservata dentro una camera di sicurezza che, applicata sul foglio, determinava una sorta di decrittazione di quei numeri. A beneficio di chi voleva consultarli, il corpo docente, per sapere di ogni ragazzo quali erano le predisposizioni, quali erano i punti forti di riferimento. È evidente che in una scuola, quando avevi un quoziente intellettivo particolarmente alto, partivi con un vantaggio, il vantaggio di essere considerato. Bettiker aveva un incredibile quoziente intellettivo, al punto che, malgrado fosse piccolino, malgrado fosse piuttosto esile, malgrado avesse questa incredibile fronte spaziosissima, non veniva considerato brutto. Anzi, il professore di letteratura inglese amava parlare, rivolgendosi agli altri e guardando la sua fronte spaziosissima e bianca, di lui come delle bianche scogliere di Dover del sapere. Bettiker era famoso per tutto perché era bravo in tutte le materie, ma soprattutto era bravo in musica. L'avevano scoperto semplicemente guardando i suoi dati, avevano capito che avevano a predisposizione, quindi di conseguenza l'avevano avviato al suono del clarinetto. 3 mesi gli c'erano voluti per suonare il clarinetto come i migliori. Un anno dopo suonava tutti gli strumenti. 2 anni dopo era in grado di orchestrare qualunque cosa. Gli piaceva soprattutto la musica bandistica e la musica corale. Scriveva al 3° anno... Nella scuola si studiavano solo le cose scritte da Bettiker. Il professore di matematica, il professor Webb, era entusiasta. Diceva che Bettiker era riuscito a trovare un filo conduttore. Un 3d'Union diceva alla professoressa di francese, che pure era felice di come Bettiker affrontasse le lingue. Un 3d'Union tra tutte le materie. La matematica diventava un'armonia nelle mani di Bettiker che la riproponeva sullo spartito, lasciando tutti senza parole. Riunirsi tra professori per parlare dei vari alunni era riferirsi a Bettiker come a un miracolo del sapere, un miracolo controllato, scientificamente gestito. Avevano tutti i riferimenti, tutti i numeri che di volta in volta cambiavano in relazione ai cambiamenti, a migliorare ovviamente, di Bettiker. Bettiker stava sempre con 2 altri ragazzi. Una era una ragazza minuta, silenziosa, e spariva l'attenzione, Selma. L'altro era forse il più ottuso, il più lento dei ragazzi della scuola. Big Floyd, detto Big Floyd proprio perché era grosso, corpulento e si muoveva con fatica e non aveva particolari capacità d'apprendimento. Lo sapevano a scuola. Avevano guardato la sua scheda e non avevano puntato nulla su di lui. Un giorno il professor Rinner, che era il professore di musica, stava lì con tutta la corale a cercare di inseguire l'ultima scrittura di Bettiker. Non era facile, era veramente complicata. Era una prima lettura per cui a metà erano rimasti indietro i fiati, poi il coro, poi le chitarre. Era rimasto solo Big Floyd al tamburo. Boom! Boom. E aveva portato il tempo anche quando tutti avevano smesso, finché il professore gli aveva detto: basta Big Floyd, basta, basta, sei stato bravo, sei quello che ha resistito di più, ma dobbiamo seguire lo spartito del tuo compagno. E succede che a un certo punto si apre la porta e entra Bettiker e tutti gli chiedono scusa. Hanno capito che lui ha ascoltato dall'altra parte della porta,
e hanno capito di non essere riusciti a esaudire, di non essere riusciti a riportare nel suono quello che lui aveva portato sulla carta. Lui è un genio, lo sanno tutti. E gli chiedono scusa, ma lui pare piuttosto infastidito e va dal professore Ritter e gli dice: io non suonerò mai più, non scriverò mai più, ritiro tutto quello che ho scritto in questa scuola e lo brucio. Sono stupidaggini, non mi interessa più. Ma cosa stai dicendo? Vedi che tu sei un genio. No, no, ridatemi tutto, nel mio diritto. Io brucerò tutto, tutto quello che ho fatto non serve a nulla. È così che il professore va nell'aula insegnanti e annuncia che Böttcher non vuole più occuparsi di musica e scopre che non vuole più occuparsi di altre materie. Scopre che vuole dedicarsi forse alla fisica, ma non è detto. Ma cosa sta succedendo? E allora decidono di andare in sala mensa, decidono di andare a vedere cosa sta succedendo, cosa sta capitando tra i ragazzi. E tutti i professori sono lì che spiano dalla vetrata a specchio. Nemmeno fosse un interrogatorio di quelli della polizia che ti guarda senza che tu sappia che sei guardato. E vedono che Böttcher è da solo a mangiare e Big Floyd, il suo migliore amico, quello ottuso, quello grosso, sta da un'altra parte. E Selma non c'è. E dov'è Selma? Perché sanno che stanno sempre insieme. Dov'è Selma? Chiede Ritter, il professore di musica. E ti dicono: no, Selma mangia un'ora dopo, perché quando le ragazze del centralino del preside vengono a mangiare, lei le sostituisce. Allora Ritter vuole parlare con lei e va nel corridoio e viene affiancato da Big Floyd, che, caso strano, ha lasciato il cibo sul tavolo. E lo insegue e gli dice: professore, professore, io non sono più un Michellone, non sono più un Pertigiorno, io ho scritto questo. E il professor Ritter guarda, all'inizio infastidito, è una canzone. È la canzone per Selma, è una canzone bellissima che dice: io sono stato un oggetto, sono stato un pagliaccio, ma ora sono per te, Selma. È una canzone che è una melodia meravigliosa che non vi saprò mai cantare. È una canzone perfetta, è una canzone che la corale della scuola potrebbe cantare con grande successo, fatta da Big Floyd, l'uomo, il ragazzo più virtuoso della scuola. Allora Ritter torna e dice: ma questa l'ha fatta Big Floyd, ma cosa sta succedendo? E tutti la leggono, la guardano, sanno tutti di musica, sanno tutti di filosofia, sono tutti professori all'altezza della situazione e all'altezza di quelle schede valutative con tutti i nomi, con tutti i codici. E allora voglio parlare con Selma, si dice Ritter, e corre alla presidenza. E la presidenza è vuota, sono tutti a mangiare, la presidenza è un'incredibile suite presidenziale con un atrio, con una sala meravigliosa per le riunioni e con una stanza tutta in legno per il centralino, ma non c'è Selma. E lui si guarda attorno e la trova, alla scrivania del preside, che furtivamente sta sfogliando delle carte, ma Ritter che è portatore di quella idea della didattica, che vuole che non ci siano segreti, che vuole che tutto sia leale, Non intende fermarla mentre è lì che scruta, gli dice solo: cosa fai? Ma lei è spaventata. Allora lui prende la scheda che lei sta consultando e vede che è proprio la scheda del professor Ritter. E dice: ma cosa stai facendo? Dice: no, professore, io lo so, sto facendo una cosa che non dovevo fare, ma io avevo bisogno di sapere il suo quoziente intelligente. Guarda, Selma, a me non è mai interessato il mio quoziente di intelligenza. Sì, ma a noi interessava perché stiamo cercando di capire. Bene, noi abbiamo capito che ci sono una serie di riferimenti e, insomma, io ho capito come si leggono le schede dei quozienti di intelligenza, anche senza guardare la maschera, quella nella camera blindata. Vede, questo numero qui, questo numero è il suo quoziente di intelligenza. Vede, intanto Ritter si ricorda che quella scheda è stata compilata quando lui era in quella scuola come studente. Era un ragazzo di 14-13 anni, grosso, grossissimo, fuori stazza, che si muoveva lento, forse come Big Floyd. E guarda, lei gli dice, vede, lei ha un coefficiente, vede questo numero grande, è il suo quoziente di intelligenza, lei è un genio, lei non ce l'ha mai detto, noi non l'abbiamo capito, ma ora lo sappiamo, lei è un genio. E poi vede, io non dovrei averlo fatto, l'ho fatto invece. Ma lei lo dirà adesso al preside, non lo dirò a nessuno. Sarò colpevole con te non dicendolo, ma voglio solo capire che cosa hai fatto. Vede, ho capito, ho guardato i numeri, vede? Lo vede? Big Floyd,
Pink Floyd. Pink Floyd mi vuole bene. Pink Floyd mi ama. Pink Floyd ha un quoziente incredibilmente alto. È solo un fannullone, ma è il più intelligente della scuola. Mentre invece voi avete puntato tutto su Pettiker. Ma guardi, guardi che coefficiente basso ha. Ce ne sono pochi più bassi del suo. C'è stato un errore mostruoso. E quindi gliel'ho detto. E quindi sono andata e gli ho detto: Pink Floyd, tu sei il più intelligente della scuola. Vedi che gli ho detto, tu sei un idiota, un totale idiota. Lo dicono le carte. Oh, accidenti. E quindi lui adesso ha capito di essere un idiota. Non ha più intenzione di andare avanti con questa farsa. E quindi la scuola adesso ha ripreso l'ordine che deve avere. E quindi, Selma, ti prego, vai a mangiare. E si prende gli incartamenti, si prende le cose, se le porta nella sua stanza e le studia. E le studia. Poi devi andare a fare le prove del coro. Deve fare le prove del coro, prende la canzone di Bizzoli. La propone il coro e provano a orchestrarla. Lui ha solo un testo e uno spartito, una partitura nemmeno troppo complessa, però qualcosa di geniale. Poi dopo convoca tutti e tre, alla fine, in serata. Loro entrano e l'orchestra parte. Partono prima i fiati. Partono i fiati e cominciano a far salire la tensione di quella musica, che diventa poi spezzata dai tasti del pianoforte, diventa qualcos'altro quando il testo dice: avevo delle catene che si sono spaccate, avevo delle corde che si sono recise. E si sente quel triangolo che batte forte e in quei violini che insistono si sente tagliare la corda. E poi le voci che salgono sfidate quando sembra che ormai non ci sia più altro da salire. Un soprano ancora sale in alto e dice: Selma sei mia, Selma sei mia, Selma sei mia. E tutto chiude con lo schiocco di dita del professor Ritter, che è l'accordo, quello che non trovi mai quando suoni. L'accordo perfetto, e chiude. E gli altri tre restano lì a bocca aperta. E lui dice: adesso potete venire con me. Li porta nel suo studio a vedere. E gli dice: vieni, Selma, tu hai pensato che questi tre valori fossero i quozienti intellettivi. No, sono il peso corporeo. Io ero un ciccione come Pink Floyd. Lui è un omino piccino con una fronte spaziosa. Il quoziente intellettivo è questo, vedi? Dice che Pettiker è un genio, dice che Pink Floyd non lo è. E di lei, professore, cosa dice? Oh, di me non dice proprio niente. Avete capito come vanno le cose? Ci si misura con la vita, ci si misura col dolore, ci si misura con quello che capita, non con quello che ci misurano addosso. Detto questo, apre la porta e passa oltre e ringrazia tutta l'orchestra per quell'esecuzione meravigliosa, arrangiata da un genio. Grazie. Faccio quello che ti consiglia quando hai dei soldi e vuoi farli crescere. Non è una cosa facile. Faccio il mastino di Wall Street, dicono. Faccio quello che tu c'hai dei soldi, ma ne vuoi di più, però non vuoi fare un cazzo, vuoi semplicemente che questi soldi crescano. E allora che fai? Allora vieni da me. E io lo so già, tu vuoi, perché io ti posso dare due possibilità, ti posso dire: guarda, li terrai fermi un sacco di tempo, ma nel tempo il tuo gruzzolo aumenterà con costanza. Oppure farai una roba rapida, veloce, rischiosissima, e diventerai molto più ricco, molto più velocemente, forse, ma forse no. Invece tutti vengono che già c'hanno in testa un'automobile, una casa, dei vestiti, tutti c'hanno in testa qualcosa che vorrebbero comprarsi e che vorrebbero avere subito, però senza rischiare. Voglio fare un investimento di quelli che non perdo niente, perché guadagno tantissimi soldi subito. Grazie, grazie. Al terzo gin tonic non garantisco più. No, ma ho finito i racconti. Sta di fatto che, perché sapete che poi c'è il signore che viene giù dall'altro piano che si incazza.
A quel punto siamo nei guai. A quel punto è un bel casino. Perché arrivano e si arrabbiano. E se la prendono con me, il promotore finanziario. Insomma, sto mio amico che fa l'avvocato, mi chiama e mi dice: guarda, c'è questo qui. Si chiama Render. Render è un genio. Ma è un genio vero, è uno un visionario, uno che uno cioè, disegna. Lui progetta, quello che ha progettato il letto Render. È presente il letto Render? È quello che ha fatto quelle sedie lì. Sai quelle sedie che sembrano un po' degli sgabelli di quelli per guidare il trattore, ma allo stesso tempo sembrano un po' lo schienale della moto chopper di Peter Fonda in Easy Rider. Ma stai, quando ti ci siedi stai comodo come dal dentista, però senza quella tensione lì. E non ho capito, gli dico io. No, questo qui è uno che disegna tutte quelle robe lì che poi prendo quei nomi. Alfigen, la lampada Dark. Non la puoi comprare perché non sai leggere. Allora vai lì, per quello lì c'è un enorme self-service. Se avessi un bancone tu devi chiedere un oggetto. Sei fottuto, sei rovinato. È un esercizio meraviglioso questo di autocensura. Io sto imparando tante cose. Sta di fatto che mi dice: devi andare lì, perché questo è milionario, questo guadagna milioni, questo, ho visto, c'è un cesto di vimini pieno di assegni sotto il tavolo, ma perde soldi. E guarda, lui e lì fa, disegna una penna stilografica che è la più bella del mondo, e poi disegna un coltello che ti consente di sopravvivere nella foresta, e allo stesso tempo non perdi l'idea del bello, che nella foresta, se devi sopravvivere, disegni la mattina, cioè, sono una merda, non ce la mangiare, ma che bel coltello. Fa. Soprattutto i paesi nordici, no? Che guardi fuori e c'è neve. Ti giri e hai una teiera disegnata bellissima. Fa. Insomma, dice: guarda, vai lì, aiutalo, cazzo, questo qui sta nei guai, questo. Gliene entrano tantissimi, non ha nessun controllo, li spende, non si capisce se sta guadagnando o se sta perdendo. C'è questa casa pazzesca, tutta progettata da lui. Vai lì, ti prego, vai lì. È a Los Angeles, vai, cerca di aiutarlo, perché gli ho parlato bene di te. Soprattutto, metti le mani su quel paniere pieno di assegni. Sono assegni circolari. Fai qualcosa, offriti come tutore. Hai capito cosa dobbiamo fare? Certo che ho capito, amico mio, ho capito tutto. Vado. E prendo la Fleetwood e mi precipito. E suono la porta, anzi il cancello, un cancello incredibile, estremamente sobrio, ma lo tocco, e toccandolo c'è tutta un'emozione che mi sale dal polpastrello, ma arriva, non la so controllare, non la so gestire, è qualcosa, è definitivamente, è così, non riuscirò più a avere un altro rapporto tattile con un cancello che sia questo. Toccherò sempre solo questo cancello, come se il cancello della mia vita, viene da dire, suono e apre la donna più bella del mondo. C'è questo body leopardato che la fascia, e questi colori un po' argentei, un po' blu, e questo trucco meraviglioso, questa nuance che sembra leopardarle anche la pelle, ma è solo un'impressione, è solo un'emozione, è solo un'evocazione di giungla, di zanna, di preda, è qualcosa di salgariano che mi si propone, e intanto cammina, è flessuosissima su questo tacco, e mi dice: venga, mi segua, lei è qui, è l'uomo che dovrà salvare le nostre finanze. Beh, aspetti, vediamo prima come siete messi, penso io dentro di me, che sono ancora la serva che fa il conto, ma intanto la casa, e cammino su queste pietre ondeggianti, che non si capisce come, stanno come sospese, galleggiano nell'erba, in una maniera che mi danno una percezione anche questa tattile strana. E le scarpe quasi mi vergogno di come sono vestito. E tutto attorno è bello. E lui mi viene incontro e dice: Falilin, come la lampada dell'Ikea si chiama lei. Falilin, puoi andare, me la vedo col signore. Ci sentiamo dopo, raggiungi gli ospiti alla festa. E proseguiamo per una scala che non è una scala, è una scala ripidissima che non fai fatica. È una scala che non ci sono luci accese, ma che comunque emana di suo una luminosità che... Ma cos'è? Ma tutto sto bello, ma non ci farà male. E saliamo. E io che vivo in un cazzo di casetta, di stanzetta, che apre il cassetto, escono fuori gli scarafaggi, e che devo gestire i soldi degli altri, che i miei non arrivo a pagare le bollette. Sono qua che mi sono messo la cravatta quella buona e la giacca che...
mio amico mi ha detto vai lì, metti le mani sugli assegni, e dico allora lei è il mago della finanza. Sì, sono il mago della finanza. E vabbè, però andiamo verso il suo studio. Siamo già nel mio studio, amico mio. Ma non è uno studio, è una cosa che sembra che siamo all'aperto, invece siamo al chiuso. Ma c'è la ricostruzione di habitat continuamente cangianti, che neanche lì c'è colò, e c'è la savana, e c'è la giungla, e c'è il PAC. C'è il PAC. Aspetta, a me il PAC. Il PAC, il PAC è il ghiaccio è quello del Polo Nord. Si chiama PAC. Ti ho tirato il PAC e quando ti tirano il ghiaccio. Scusate. Sta di fatto che il mio approccio didattico incidiale, sta di fatto che siamo lì e lui mi fa sedere al tavolo e comincia a dirmi, vede, io non ci capisco niente perché, e mi comincia a dare dei registri e, delle, e ci sono tutta una serie di brevetti, quest'uomo ha milioni di brevetti, e intanto io guardo e non ci capisco nulla. Voglio solo arrivare al cesto di vini pieno di assegni circolari. E lui mi dice, controlli, faccia pure, guardi, non ho la sensazione esatta del denaro. Il denaro, guardi, le voglio dire una sola cosa. Ma avevano dato da investire i miei soldi in buoni del tesoro. Ma lei ha mai visto la grafica dei buoni del tesoro? Li ho stracciati tutti. Ma si possono fare i buoni del tesoro con quel font, con quella texture? No. Li hanno strappati, li ho bruciati, mi ha dato un fastidio, mi ha... E poi, e sì, come la sua cravatta è veramente indisponente. L'unica cravatta che ho tirato fuori dal mio cassetto, lottando con le blatte per riaverla, e di colpo me la tolgo, me la levo, la metto in tasca, e mi maledico per averla scelta. E lui mi dice, perché lei lo sa, lei... È un uomo giallo limone, il suo colore è giallo limone, ma non voglio forzarla, non voglio assolutamente andare oltre. Lei è un uomo giallo limone, anche se le starebbe bene una pochette color senape, ma non lasciamo andare. Sa, la vita è così, è come quella brocca lì, lo vede? Quella brocca lì è una brocca svedese, è perfetta, ha le linee dritte, ha le linee, la tocchi, è liscia, non c'è impedimento al pensiero, è una brocca, come tale fa il suo gesto, quello di versare, lo fa oltre il gesto che potrebbe fare lei versando, lei è già brocca, lei è già versata. Cazzo, ma qui stai spendendo un sacco di soldi, amico mio, intanto che guardo i registri. Ti entrano un mucchio di soldi, me ne spendi altrettanto? Ma da quant'è che non cucinate nuovo in casa? Ma quanta gente porti a cena ogni sera? Intanto questo mi sto dicendo. Vedo dei conti incredibili. Vedo dei conti che arrivano dai sarti della città, da tutti gli stilisti che stanno vendendo dei vestiti a pacchi, a milioni, per l'Atalelen, come si chiama? L'Efelan, non importa, va? E insomma, dice che senta, io qui dovrei un po' rivedere le cose perché, senta, guardi, lei non può andare avanti così. Lei sta andando in bancarotta. Secondo me, glielo dico, sono tolto anche la cravatta. L'ideale è che io divento tutore, le passo un tot al mese e le gestisco i soldi. Perché qui lei, ma amico mio, mi sembra la cosa migliore, ma che bello. Certo, lei è perfetto, solo dovrebbe cambiare i lacci e quelle scarpe. Lei se ne rende conto che quei lacci, ma sì, certo, sì, va bene. Intanto ricompare lei con un caffè e dice... Mi sto disturbando, no, guarda, stiamo facendo dei conti e poi come vanno i nostri ospiti? Si annoiano, perché non li portiamo tutti da Armando al ristorante italiano? In fondo sono solo 300 persone. Oh mio Dio, i soldi che devo gestire, devo cercare di tutelarli, di proteggerli. Ma come porta 300 persone da Armando? Ma chi sono questi qui, dei barboni che vogliono mangiare? Ma diciamocelo, quella, la cucina italiana in America... Non c'è in Italia, cioè quegli spaghetti con le polpette, quelle robe terrestri, ragazzi. Non lo dice lui, lo dico io, cioè. Ma questa roba, gli italiani, pizza e mandolino. Voi quanti suonatori di mandolino conoscete? È un oltraggio! Ci assegnano il mandolino da tutta la vita, non c'è un cazzo di mandolinista che sia uno, ce ne abbiamo 10 che sono tenuti dal WWF dentro una roba. Non c'è! C'è una ragione, adesso lo storico che c'è in me prevale, mi dice che quando partivamo per le Americhe non potevamo portarci dietro una chitarra, era grossa, e allora il mandolino era più facile da gestire, portavamo dei mandolini con la cordatura della chitarra, però comunque, adesso devo spiegare a lui, all'uomo, al genio dei disegni,
che ti devo dire, ma cosa li porti tutti da Armando? Ma mandali a casa, ma cuciniamo qualcosa noi. E le dice, sì caro, non abbiamo mai cucinato insieme da quando siamo sposati. Ecco, da quanto siete sposati? Da un mese, oggi festeggiamo un mese. Ma un mese. E ha comprato tutti questi milioni di vestiti per questo, per la Fiorella. Ma senti, ma dov'è quel cesto di assegno? Per sapere. Oh, qualcuno le ha detto del cesto di assegno. Ma no, cioè c'è comunque, lascia perdere, comunque. Ah, vedo, dice lei, che è un'aria triste, ragazzi, ma che triste che è. E dice, vedo che le ha fatto già togliere la cravatta. E sorride, ma non è un sorriso allegro. Nemmeno il sorriso. E lui dice, vado a occuparmi degli ospiti, vado allora a dirgli di andare da soli, stasera si cena a casa, stasera cucino io e ho già un'idea di quello che farò. E io mi immagino l'estetica meravigliosa di quelle lasagne ordinatissime, e già mi immagino delle frittate che sono come il cerchio di Giotto, delle robe, io che quando giro la frittata la rompo sempre. Però sto cercando il cesto di vimini pieno di assegni e dico sì vada a avvertire che vadano da soli da Armando, che paghino loro, qua dobbiamo essere pronti. E lui dice, senta, ma lei è in grado? Sì, lasciatemi qui da solo nella stanza e guardo se c'è il cesto con gli assegni, lasciatemi qui da solo che voglio. E lui se ne va e lei mi dice, ti ha già fatto togliere la cravatta e dice, ti ha dato un colore. Sì, mi ha dato giallo limone, un paro, giallo canarino. E ti sta cambiando, piano piano. Io mi chiamo Kimberly, sono arrivato qui, che ero la sua segretaria. Ero bruttina, vestita male. Nel giro di 5 mesi sono questa cosa qui. Mi odio davvero. Non riesco più a respirare, ogni respiro deve avere il palpito suo, deve essere controllato dall'estetica che gestisce tutti i gesti suoi e attorno a lui. Sono questa creatura qui adesso. Io non ne posso più. Io ne voglio chiudermi. Ma sì, beh, devo anche assorbirmi i pianti della moglie, ma io tanto devo puntare a diventare il tutore. Sì, lo capisco, sì, no, la cravatta me la sono tolta da solo, intanto penso, vabbè, effettivamente. E mentre dico così, lui torna, ce l'ho fatta, l'ho sistemati tutti, e mi mette una pochette color senape nella giacca. E poi dice, ma lei ha intenzione davvero di girare con i capelli così? No, glielo dico, lei faccia come vuole, ma secondo me lei avrebbe bisogno di un altro taglio. E comincia a toccarmi i capelli, io un po' mi dà fastidio, un po', ma che cazzo vuole questo? E un po' guardo Kimberly, Kimberly non c'è più, Kimberly è dentro, Kimberly è nascosta. E Kimberly scoppia a piangere, perché Kimberly voleva cucinare, Kimberly voleva essere una persona normale, Kimberly voleva essere forse una moglie, forse una madre o forse niente di tutto questo. Kimberly voleva andare al bar, Kimberly c'ha vestiti costosissimi e ogni oggetto che tocca è frutto di uno studio sull'ergonomia, sulla bellezza. Kimberly non ne può più, il mondo non ne può più di questa cazzo di vuota bellezza, seriale bellezza, milioni di caraffe perfette su milioni di tavoli perfetti, milioni di stanze riempite di umanità imperfetta che finge e che sta dentro un corpo perfetto per quanto si può, con una Kimberly nascosta. E allora lei grida, lei piange, dice basta, non ne posso più, intanto io sono a disagio, perché lui dice, ma cara, ma cos'hai? E dice, tanto tu non lo vuoi più, ma io voglio Kimberly, della tua meravigliosa creatura, della tua donna su misura, non so cosa farmene. E lui dice, ecco, allora adesso ti amo, amo di te, il fatto che dentro sei vera, sei perfetta. Io amo Kimberly e la voglio vedere risorgere. Ora ti voglio, ti chiamerò sempre Kimberly. E anzi, guarda, lasciamo da parte tutto. Lui si occuperà dei nostri soldi. Tu sarai la mia donna, saremo felici senza niente. E per esserlo, mettiti quello chemisier per vinca con una rosa bianca dietro l'orecchio. Ma ricominci! No, non è per lei. Non è per la Fellen. È per Kimberly. Ah, certo, sì, beh certo. E a quel punto io dico,
Io ho perso quasi le speranze di riuscire a arrivare agli assegni e dico, ma allora io starei qui a fare due conti e... Ma no, guardi, forse vi lascio soli. Sì, forse stasera vogliamo finalmente rimanere soli. Forse stasera muore quell'uomo che in me è ossessionato dal bello apparente. Muore quell'uomo che in me è che quest'umanità che si basa sulla forma. Adesso sono vero. Adesso si occupi lei di tutti i miei sogni. Si diverta. Però guardi, le consiglierei. Lo faccia con una bella giacca amaranto. Le dona l'amaranto, lo sa. Ci lasci da soli adesso. Una notte. Grazie. Questo racconto si chiama Il Milite Ignoto. È un racconto che a metà degli anni 50 Vonnegut immagina al primo gennaio del 2000, che per lui è una data impossibile da immaginare. In realtà lui morirà a New York nel 2007, però è una data lontana. Il mondo si sta misurando con la guerra fredda, con la possibilità di morire da un momento all'altro, con gli ordigni nucleari che esplodono per tutto, quindi è una data veramente lontana. Mio figlio è nato nel 2000, però non il primo gennaio. Vonnegut in questo racconto immagina il primo bambino che nasce il primo gennaio del 2000. Il canale televisivo, quello principale, americano, aveva già indetto una specie di lotteria, una specie di concorso, una specie di cosa a premi, quelle robe lì, con tutti gli sponsor, e aveva detto, al primo bambino che nasce nel 2000 daremo $50,000 da poter spendere come vogliono i genitori, e lui, gli faremo una borsa di studio, poi si vedrà, $50,000, sono gli sponsor, daremo una macchina ai genitori, un'automobile, una Ford fiammante, una bellissima Ford nuovissima, e poi gli daremo l'ingresso a Disney World per tutta la vita, come una condanna su quel bambino lì, tutta la vita potrà andare a Disney World, gli daremo un sacco di possibilità, avrà il college già pagato, ah, il primo bambino del 2000 e il bambino del terzo millennio. E quindi quando è nata nostra figlia, intanto non sapevamo bene come muoverci. Come fai a determinare che un bambino nasce per primo nel mondo? Cioè vale il taglio del cordone? No, siccome il premio era esteso anche al dottore, c'era dei dottori che te lo immagini, stavano lì con le forbici, certo il bambino campa, è attaccato al cordone, è già nato da 4 ore, sono lì, guardano a mezzanotte, e guardano Claudio Lippi che dice, c'era già Claudio Lippi, e stanno lì, e aspettano, meno 9, meno 8, no, non puoi farlo col taglio, non puoi farlo nemmeno, dice, allora facciamo così, quando il bambino apre gli occhi sul mondo, sì, e se è parto podalico, che cazzo fa, apre le dita dei piedi, ma dai, cerchiamo di essere più, e allora partiamo, cioè, che facciamo, sì, certo, sì, c'è stato uno che ha detto, calcoliamo da quando è concepito, ma cosa dici? Che qua non si capisce niente, questa storia qui c'è gente che nasce di 7 mesi, di 8 mesi, di... No. Facciamo che quando nasce proprio il bambino che è completo, tutto lì, sta sul letto, il primo grido che fa, ha vinto. Ha vinto e vince tutti quei regali lì. Insomma, noi devo dirvi la verità, quando è nato il bambino, siamo arrivati all'ospedale che eravamo più concentrati sul fatto che ci nasceva un bambino. No, una bambina, è nata una bambina. Noi siamo arrivati lì che ci sentivamo un po' che eravamo noi al centro del mondo, ma mica perché concorrevamo a un premio, perché ci nasceva una bambina. E siamo arrivati lì correndo e siamo entrati in sala parto e dice che ha gridato per prima. Abbiamo vinto $50,000, abbiamo vinto la macchina e il nostro dottore ha vinto non so quanto. E poi l'ingresso a Disney World e poi le interviste. Nel 2000, terzo millennio, e poi il terzo millennio si conta dal 2001, ma non importa, perché la pubblicità vince la televisione. Dice che la nostra bambina, dopo 6 settimane, è morta proprio così, da sola, quella sindrome lì che è il 2000, ma ancora non ho capito come si fa a morire nella culla così dal niente. E la mattina siamo svegliati, la bambina era morta.
Io per un momento cioè, quasi ho avuto paura che ci portavano via i premi. E intanto era morta la bambina. Che ci avevano intervistato, avevano fatto le foto, era venuto il presidente. Poi è morta la prima bambina del terzo millennio. Ma che lo sapete come fa la televisione? La televisione è capace di cancellare la storia. Di colpo la televisione ti racconta per una settimana solo di pitbull che uccidono. La settimana dopo la Siria ti racconta dei curdi. La settimana dopo ti racconta del Cile. E i curdi non ci sono più, ma non ci sono neanche più pitbull. E non ci sono neanche più quelli dei barconi. E vado indietro ma mi faccio male che non e nostra figlia è stata cancellata perché la televisione può cancellare il continente intero, può cancellarti intera Africa dove saranno nati 100.000 bambini prima della mia, che non hanno avuto i premi, che non ci hanno avuto da mangiare, che sono morti prima della mia. Ma non è venuto nessuno, nemmeno al funerale, ci hanno mandato uno di secondo ordine lì della televisione. Facevano festa perché era il terzo millennio, erano passate solo 6 settimane, dice che c'era un futuro radioso. E al funerale non c'era nessuno, solo io e mia moglie e questo funzionario di secondo ordine della televisione, mandato per la forma, per salvare la forma. Intanto nel mondo succedevano un sacco di cose, era la nostra primogenita, veramente un peccato. Grazie. E mi ha chiesto un racconto che io ho già fatto altre volte, per cui Sara Palazzo mi odierà perché l'avrà sentito decine. Per cui io vi dico, posso fare il racconto quello della mia notte in ospedale? Sì, o l'avete sentito tutti? Sì. No, è bello, sì, sì, l'abbiamo sentito tutti. Se no c'ho gli inediti, però questo me l'hanno chiesto. Dovrei fare come... Dovrei avere dei camerini là. Posso avere un gin tonic? No! Cazzo, neanche l'esercito della salvezza. Questo è mio. Arriviamo a Torino nel 2000, all'inizio del 2000. Io arrivo in realtà alla fine del 99. Arriviamo che io lavoro in editoria e che Stefania c'ha una panza così. Che io siamo a Udine, prima eravamo a Siena, Perugia, Venezia, Matera, abbiamo lavorato e vissuto ovunque. E adesso mi hanno chiamato a lavorare a Torino, oddio. Succede che Stefania nell'estate mi dice aspettiamo un bambino. Quando mi dicono aspettiamo un bambino, materialmente è la femmina che lo aspetta. Però è qualcosa che ti riguarda, evidentemente devi responsabilizzarti. E io che non ho mai avuto un lavoro fino a 35 anni da dipendente, accetto il lavoro in una casa editrice. Anzi no, prima accetto il lavoro al premio che iniziava in Capone. Mi chiamano a fare il ghostwriter. Quella roba lì che poi 8 anni, ne hanno arrestato, 8 anni dopo ne hanno arrestati tutti. Però c'è la testimonianza, io duro 3 mesi, mi pagano. Ma scrivo un libro, Torino da bere, per Stampa Alternativa, in cui racconto già tutto. Tant'è che poi quando parlano dell'inchiesta, la chiamano l'inchiesta, chiamano Torino da bere tutto. Io non potevo chiamare il premio perché ero molto più forte di me, lo chiamo il Tempio, ma racconto tutto. Intanto per fare questa cosa perdo anche il lavoro, dopo 3 mesi che ero a Torino già perdo il lavoro, sono l'unico emigrante che non si sistema subito, anzi rischio di morire, arrivo in questa città, cazzo che c'è dei tram che sono silenziosi per quello che mi riguarda, vengo da un posto dove sfrecciano trattori e quindi attraverso la strada rischio la vita, intanto succede che sto qui tutta la settimana e dormo in via Artisti in una stanza che posso occupare solo la notte perché di giorno c'è una ragazza somala, musulmana che non può stare in casa con uomini sconosciuti. Sono 6 mesi che sono sconosciuto. E quindi io resto in Largo Montebello a scrivere Torino da bere fino alle 9 di sera quando lei cambia casa e io vado a dormire. Un cazzo di freddo maledetto perché io sono arrivato qui che era novembre. E intanto ogni fine settimana prendo la macchina, prendo il treno, torno a Udine e ritrovo Stefania che intanto prende dimensioni diverse. Io Stefania, io non c'ho la donna che mi è capitata. C'è proprio quella che ho amato di più, l'ho inseguita, l'ho cercata e ritrovarmi la grande così, che dorme e fa un rumore di cetaceo spiaggiato. Cazzo, sono andato a Torino, lavoro a Torino, come un emigrante.
gigante qualsiasi. Torno a casa, porto il sudato salario. Ritorno qui in questa cazzo di casa nel bosco che c'ho ancora, Friuli. E la trovo lì nel letto al buio. Mi giro. È cambiato totalmente forma. Dentro c'è una roba che dice che è mio figlio. E quando nascerà è di 4,9 kg e se fa è venuta. E devono farle il cesareo perché è questo bambino che chiamerò Daniele Orso, perché 4,9 kg giustifica. Altro che il primo bambino del mondo. È il primo bambino mio. E quando rimango a Moncalieri sotto l'ospedale a dormire nella panchina la notte, perché faccio la guardia come un cane da pagliaio, che quello mi è rimasto a me nella vita. La mattina, mentre faccio colazione, sento le infermiere che dicono: minchia, ieri è nato un bambino che minchia sembrava un Rottweiler. Stanno parlando delle mie. A Torino ci vediamo che ripartiamo da zero. Io accetto il mio primo lavoro da dipendente per una casa editrice e ci abbiamo questa casa in Via Piazzi. E in Via Piazzi ci abbiamo questa casa che ho inventato, il Desert Style. Altro che quello lì di prima che faceva tutte le cose. Non ci abbiamo un cazzo di mobili. Per cui Desert Style, perché nel salone abbiamo solo un divano rosso che non mi ricordo chi ci ha regalato. L'ho portato con un furgone da Varese, mi pare. Lo portiamo su, me lo camallo per due piani. Abbiamo questo divano e nasce Daniele. Abbiamo questo grosso, io ho sempre avuto un sacco di cani a farmi la guardia all'ombra. Perché arrivo dai boschi, arrivo dal campagna. E c'avevo questo cane qui che stava lì sul divano rosso con mio figlio di 3 anni e io che tornavo dalla casa editrice. Un televisore per terra che non funzionava quasi mai. E quindi mi sono inventato delle storie. Mi sono inventato che stavamo su una nave. Mi sono inventato che c'era il sommergibile giallo che passava e non lo salutavamo, che c'erano 4 inglesi che cantavano sul sommergibile giallo. E mi sono inventato che c'era il Pequod che cercava la balena bianca. E c'era Acab. E c'era Ismaele. Ciao Ismaele! Ciao! Sapevamo tutti i nomi dei ramponieri. Qui Quang, De Gu, Tashtego, Fedallah, tutti e 4. Ciao Acab, erano amici. E anche la balena bianca. E sottomarino, mio figlio lo chiamava sottomergibile. E io stavo, lui era il comandante, io ero il motorista, facevo tutti i rumori dei motori. E il cane era il nostro uomo e stavamo tutti e 3 su quel divano e ci immaginavamo. E a Baluna avevo trovato una nave con un comandante tutto impettito, lo chiamavamo il comandante diavolo, e stava lì in mezzo a questa stanza vuota, senza mobili. Sono libri ovunque, la bottiglia di libri ovunque, che se tiravi un fiammifero eravamo finiti. E gridavamo, i libri erano le onde, e gridavamo: comandante diavolo, po, po, e facevamo 1000 avventure, e avevamo i nostri arpioni. E a un certo punto sento un cazzo di dolore, ma un dolore che mi fotte la schiena. Un dolore che mi lascia senza respiro, arrotolo per terra. E Stefania arriva e dice: ma cosa fai? Perché l'altro le dice: mamma, mamma! E lei dice: ma cosa fai? Perché pensa che sono un cetaceo arpionato, pensa che sono la balena bianca, pensa che a forza di raccontare storie non mi prende nessuno sul serio. E dicono: ma cosa stai facendo, Pinocchio o il Cavaliere Rampante? No, sto pisciando! Non è facile agganciarsi alla realtà quando passi la vita a raccontare storie, anche a casa. Solo il cane mi capisce perché mi annusa la verità sulle gambe. E quindi mi rialzo e dico: Dio, c'è un dolore maledetto. E lo so già, lo so già, lo so già. Non mi è mai capitato, ma lo so già. È la colica renale. Dice che non mi è mai più venuta. Dice che la colica renale è un dolore secondo soltanto al parto. La mia deve essere una colica renale gemellare. Il male che mi fotte. Ma un male che sto lì per terra, gli dico: Ste, per piacere, come facciamo? Portami in ospedale, se no abitiamo vicini, non veziamo. Non mi porto il gin tonic, poi tossisco. Lei dice: ma come faccio? C'è un bambino piccolo. Abbiamo solo, ce l'abbiamo ancora adesso, un pick up e una moto Guzzi. Come fai ad andare con la moto Guzzi? Cioè, no, e a quel punto ci penso. Avete presente il Monopoli? Quando c'è quel cartellino lì, esci gratis di prigione se ci vai, no? Che gliel'ha andato anche a Carminati. E a quel punto dico: cazzo, l'ambulanza. Io non ho mai chiamato un'ambulanza in vita mia. C'ho il bonus, ho diritto a un'ambulanza, pago le tasse tutta la vita. L'ambulanza, chiamate l'ambulanza! Stefania dice: ma sei sicuro? Che
ho un dolore, ti prego chiama l'ambulanza. Allora lei fa il numero dell'ambulanza, che non lo so, ma lei lo sa, perché lei sa tutto. Io l'ambulanza per me è soltanto quell'oggetto oscuro che sul muso c'è scritto Anzabula. Cerca di... cioè perché? Perché? È una prova di intelligenza. Allora io sto lì e dico, Dio, arriva l'ambulanza, c'ho diritto, uscite gratis di prigione. Addio, che dolore, fa un male della Madonna. Mio figlio mi fa da infermiere, lo farà poi per tutto il resto della vita. Io come gli annacci posso cantare, d'aver visto, posso cantare la lettera a mio figlio, che mi ha visto cantare come se fossi io il figlio, e il mio mi ha visto raccontare come se fossi io suo figlio. Io sto lì per terra, e intanto lui dice, attento, c'è il sottomergibile rosa, c'è il comandante diavolo, c'è la polena, ma vorrei dirgli, tu la polena bianca, dico, non ti preoccupare. Chiamo l'ambulanza! Pipo, pipo! Arriva l'ambulanza in via Piazzi, terzo piano, senza ascensore. I peruviani sotto ogni sabato fanno una festa pazzesca. Scale sono strettissime. Salgono due che li hanno presi direttamente dal Signore degli Anelli. Sono alti così, ve lo giuro. Due cobolti. Con tutti i vestiti. Perché li vestono arancioni così? È denigrante nei confronti del mestiere. Arrivano vestiti ridicoli, anche così. Io li guardo. E loro mi dicono, mica, ma come lo portiamo questo? E dico, ma scusate, la professionalità dove la mettiamo? Ma no, ma come, per le scale? Ma questo ci cade. Come ci cade? Non siete quelli del team? No, dai, ce la fai a piedi. Io ho diritto! Uscite gratis di prigione! Io non ho mai chiamato l'ambulanza! No, ma dai, mia minchia, neanche per portare la barella, dai, reggiti a noi! Io metto una mano sul cobolto, sulla testa, una sull'altra, con due nani del giardino. E vado giù, pensando non è così che speravo fosse il mio bonus. E arrivo a piano terra e dico, ecco adesso. Adesso questa cosa qui, vabbè, l'abbiamo fatta, me la fanno tra di noi, ma ora siamo in pubblico. Ora mi mettono lì e fanno quelle robe dei telefilm. Libera, Fran, lo stiamo perdendo, Fran! Ce la fai a sederti nello spuntino, qui nello spuntino? Che cazzo dici? La barella, la flebba, Vietnam, Guadalcanal. Dai, siediti qua. Sì, avete presente quegli sgabellini retrattili? La mia generazione ha una capacità di riproduzione bassissima dovuta al fatto che ci siamo seduti per una vita in nei treni, nei corridoi. C'era quella roba che tutti alzavi un po'. La tua capacità amatoria era ridotta. E io, quindi lui piega sta cosa e fa, dai, siediti qua. Tanto è vicino. I due nani che sembrano un'ambulanza telecomandata perché non li vedi. Quindi ci sono solo io così. Non hanno neanche acceso la luce. Non mi hanno messo delle mascherine, delle cose. E io ogni buca faccio, porca, dico delle robe tremende. Arrivo al Mauriziano. C'ho una maglietta bianca e jeans. Perché Stefania ha detto, guarda, in quei posti lì ti rubano tutto. E mi ha messo... è tutto vero, guardate lì lei. Mi ha messo un documento di identità nella mutanda, come si mettono i dollari a quelle della lap dance, no? Che mancava solo che mi mettesse il cartellino nel pollice come della morte, dei morti. Dico, ma che cazzo fai? Guarda che ti rubano tutto, ma che mi rubano? Questi qua non mi portano una barella. Quindi arrivo con la mia carta d'identità nella mutanda. Estate, entro a Mauriziano, c'è una porta che... Adesso è cambiato il pronto soccorso, e devo dire così se non mi fanno causa. E entro e sono convinto di essere al centro dell'attenzione e del dolore del mondo. Ma succedono cose, entra gente che gli hanno fatto cose pazzesche. C'è uno che arriva col Garelli, un nero enorme, che arriva col Garelli e si tiene la faccia così. Io sono convinto che se la molla si apre in due, gli hanno dato la bottiglia. Cioè, io la mia cazzo di colica renale è una roba da sfigato totale. Cioè, sono lì, mi danno un codice frufru, un codice. No, c'è un codice che non c'è, un codice trasparente, un codice cellophane. Io mi metto lì, c'ho un male della Madonna, che a un certo punto vado nel cesso e mi dice, tutto vero. Che
adesso c'è le guardie giurate, tutte le cose, entravano e uscivano. Al Bariziano c'erano un mucchio di barboni che fingevano di avere delle malattie, delle cose per stare lì la notte, almeno quando sono andato quella sera lì. Non sono andato spesso all'ospedale, malgrado l'aspetto di che è il contrario. Ho 27 anni comunque. Sta di fatto che, vado a un certo punto, dico no, con questo dolore che continua a fottermi, mi hanno fatto una scheda, vado verso il bagno, apro l'acqua, mi voglio buttare dell'acqua e sento tutti i piedi bagnati, dico, hanno tolto il sifone, l'acqua mi scorre nei piedi, cioè, richiudo, torno e a questo punto arriva, credo, un infermiere, non ricordo i vaghi, che dice, intanto mi hanno messo nel corridoio su una sedia, non ci sono letti disponibili, barelle disponibili, la sedia è accanto a quella porta lì delle barelle, che a me non ci hanno messo. Quindi quando uno si avvicina la cellula fotoelettrica apre e chiude, quindi io da questo lato c'ho freddo, da questo lato c'ho caldo, qua ho un male pazzesco. Arriva l'infermiere e dice ci pensiamo noi a te, che si diceva Arbeit macht frei, ero più tranquillo. Mi guarda con un occhio, guardo che denuncia una professionalità ridotta e succede. Prende una flebo enorme di non so cosa, ho ricordi vaghi, me la ficca nel braccio. Dovete sapere che la mia è una generazione che eravamo proprio immortali, eravamo invincibili, ci hanno dovuto proprio sparare nelle vene. Per cui ho un fuorivene, so proprio cos'è. Vedo il braccio che si gonfia. Nero! Dissolvenza. Non ricordo più niente, tutto nero, tutto buio. Cado dalla sedia, questo sì, ma non ricordo più niente. Riprendo conoscenza con una voce, come un cane di Pavlov che dice che cazzo ci fai qui? E Stefani, ma guarda, sono morto. E dico, ma perché fa così? Quando uno c'ha diritto, no? Quando sei bambino, può essere il più grande rompicoglioni del mondo, quando sei malato, ti portano una minestrina, forse un giocattolo se sono più ricchi. E io guardo, dico, sono malato. E dice, ma che cazzo stai facendo? E lei è come Vincenzina davanti alla fabbrica, c'ha il bambino per mano di 3 anni, è entrata nel pronto soccorso, forse è mattina, sta davanti a questo letto, io sono nel letto con la coperta, nel corridoio, tanto c'è l'Armageddon, succede di tutto, castrazioni, decapitazioni, tutte lezioni che potete immaginare. Qualcuno fa dei trapianti così al volo, dice dammi il ferro, così, come i Lego. Io apro gli occhi e dico, ma voglio soltanto sapere perché mi tratta così, ora che sto morendo. E poi sento muoversi vicino a me, non è un letto, è una barella di quelle con le rotelle, meno male che non frenata perché mi aspetto di tutto, potevano trovarmi in pezza d'armi se andava bene. Apro gli occhi e mi guardo attorno e sento muoversi accanto a me. Non vedo nulla se non le coperte, se no esce una testa nel mio letto, nel mio... Guardo, lei l'ha già vista. Una barbona si è infilata nel mio letto. Una barbona con i capelli stopposi biondi e con una... È estate, ragazzi. Ha un pellicciotto verde, puzzolente di cane bagnato. Sta dormendo con me. Lei mi parla come se mi avesse colto in flagrante. Io vorrei dirle quelle cose, sapete, i maschi hanno degli MP3, dei file, vorrei dirle non è come pensi tu, posso spiegare. Lei entra nel letto con me, si solleva a sedere, mattina, io la guardo, poi guardo Stefania mi guarda con rimprovero, l'altra nel frattempo ha tirato fuori, guardate Stefania qui, ha tirato fuori un barattolo di lenticchie, quelle a strappo, l'ha aperto, sta facendo la colazione dei campioni, lo bene così, col sughetto che gli va giù, tutto, lo bene tutto. Io, sapete che quando uno ha dei problemi grossi, in realtà si focalizza su dei pensieri piccoli. Io tutto il tempo penso, dove cazzo ha messo il tappo del barattolo? Perché ora mi recide la femorale e qua ammazzano. Guardo attorno, sto cagando addosso, mi faranno una vena di cartapesta, mi faranno delle cose. Il mio bonus l'ho giocato, non ne voglio più sapere.
E lei intanto beve e poi si gira verso Stefania col cappello biondo stopposo. E io che ho visto tutte le cose di Quark, lo so che sono due femmine che si contendono il maschio alfa. E la guarda e pianta su un rotto. Verso Stefania. È tutto vero. A quel punto Stefania mi dice: alza, potrebbe dire alzati e cammina, una citazione invece, alzati e andiamo davanti al mio figlio che a 3 anni ha scoperto che il padre dorme con i barboni in ospedale, banchettando a lenticchie. Io mi sollevo, l'altra rimane lì, non so che fine fa, non ci siamo scambiati nulla. Dondolo verso, dico: firmo, andiamo via. Entro dentro e dico: per piacere, firmo, vado via. Sto anche un po' meglio, si vede che mi hanno fatto delle cose. Vado alla scrivania lì e c'è un medico, dice: guarda le cose, dice lei. Col carena, ma lei beve? E io a quel punto c'è un file MP3 che scatta nei confronti di certe domande. Dico: no, non bevo. E lui dice: male, molto male. E dico: il mio medico! Chiedete alla mutua quello che è, io lo prendo! E dico: sì, c'ha ragione, e l'ho sempre detto anch'io, male, molto male, bisogna bere. Lui mi guarda e fa: ma cosa ha capito? Lei beve acqua. No, vabbè, ho capito, vabbè, senta, firmo, va. E insomma, esco, firmato, vado fuori, c'è mia moglie che mi aspetta con mio figlio di 3 anni, e c'ha la mano piccola, la sapete come la mano di un bambino, e quando ti dà la mano, ti dà tutto, no? Perché io la prendo nell'alba. Siamo arrabbiati, forse ho fatto qualcosa che non vedo, ma non capisco, però c'è l'odore del forno, del brioche, e cominciamo a camminare verso quella roba lì e ci guardiamo e scoppiamo a ridere. Grazie.